Eccoci qua, cari amici, bentornati nel canale Sandro Cicale Free Energy. È arrivato un pacco piuttosto grosso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Lo abbiamo qui nell'ingresso, è appena arrivato, il corriere ce lo ha scaricato. Andiamo ad aprirlo. Scatola molto grande, come potete vedere, piuttosto ingombrante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. La nostra EcoFlow Delta 2 Max. Sandro, Sandro, Sandro Cicali, Sandro, Sandro, Sandro Cicali. Come sempre le grandi confezioni della nostra EcoFlow, vedete questa imbottitura molto grande e qui abbiamo questa scatola con il libretto di istruzioni e garanzia. Qui abbiamo il cavo per la ricarica da accendisigari, un cavo 12 volt e il classico cavetto per la ricarica da rete per 230 volt. Ma andiamo a vedere, diciamo, il prodotto. Ed abbiamo qui la bellissima Delta 2 Max. Questa è veramente una bestia, è una bomba. Andiamo a tirarla fuori. Ed eccola qua nella sua interezza, la EcoFlow Delta 2 Max. Veramente una spettacolare batteria. Il design è ovviamente il solito, con dimensioni però maggiorate perché abbiamo 2 kW. Andiamo ad accenderla. Come sempre la nostra azienda EcoFlow, come da norma, spedisce le batterie con la carica del 30%. È sempre così, arrivano sempre con la carica del 30%, quindi adesso la portiamo nel locale tecnico e l'attacchiamo. Ed eccola qua, la appoggiamo qua sopra ed andiamo a vedere di collegarla ai nostri pannelli fotovoltaici. Quindi qui abbiamo la Delta 2 Max con la Delta 2 normale da 1 kW. Andiamo a staccarla, colleghiamo lei, la attacchiamo ai pannelli fotovoltaici. Dettaglio estremamente importante rispetto all'altra, che abbiamo 2 ingressi fotovoltaici con un ingresso massimo di 15 A in corrente e 500 W per ogni regolatore. Noi abbiamo un pannello da 400 W e quindi andiamo a collegarla al posto della Delta 2. Spegniamo la Delta 2. Stacchiamo tutte le nostre prese e togliamo la Delta 2 e mettiamo la Delta 2 Max. Ricollegheremo la 12 volt, la 230 volt e il pannello da 400 watt. Abbiamo collegato la Delta 2 Max ed andiamo ad accenderla, come potete vedere. Adesso andiamo ad attivare la 230, è stata accesa, vedete? Ho acceso la 12 volt posteriore che alimenta anche questa e l'impianto di casa. A questo punto attacchiamo il pannello fotovoltaico e vediamo, non abbiamo sole in questo momento, quindi non possiamo neanche giudicare. Ed ecco, come potete vedere, abbiamo adesso il pannello fotovoltaico che sta erogando 55 watt. Questa è la potenza in questo momento del pannello. Perché? Perché abbiamo una giornata nuvolosa, estremamente nuvolosa. Quindi la macchina è connessa e adesso possiamo iniziare a fare tutti i nostri test. Adesso andiamo nelle impostazioni, nell'applicazione EcoFlow ed andiamo a cercare un nuovo dispositivo. Eccolo qua, Delta 2 Max. Ed ecco che vedete che dai pannelli stanno arrivando
59-60 watt, con un consumo in uscita nella 12 volt di circa 3 watt, perché è l'impianto appunto che alimenta i caricatori che sono all'interno di casa e funziona tutto a 12 volt. Se accendiamo la 230, ecco che parte anche il ventilatore che è collegato in questo momento e vedete il consumo. Entrando nel menu della Delta 2 Max andiamo a vedere tutte le varie impostazioni. Qui la possiamo rinominare, ovviamente dargli il nostro nome, il segnale acustico, la velocità di ricarica in corrente alternata 2400 watt, l'ingresso auto che può essere da 6, 8 o 4 ampere, l'uscita X Boost, il limite di carica da 0 al 100%, il time out dell'unità deve essere impostato su mai, perché altrimenti dopo 2 ore si spegne, il time out dello schermo 5 minuti, time out dell'erogazione della corrente alternata, qui è impostato a 12 ore, lo mettiamo su mai, il time out anche dell'erogazione della 12 volt lo mettiamo anch'esso su mai. Adesso la lasciamo caricare con quel poco di luce che abbiamo oggi e poi facciamo tutte le nostre prove. Fatto partire la lavatrice, adesso facciamo la prova, ovviamente sempre la solita prova, è la prima prova che facciamo, è la lavatrice. Ovviamente qui abbiamo il doppio di accumulo, quindi sarà molto più facile, molto più semplice gestire la lavatrice. La batteria è all'82%, il sole va e viene, però abbiamo appunto caricato, come avete visto. Abbiamo la telecamerina di fronte che sta riprendendo il display, quindi vediamo come si comporta. Le ventole stanno girando al minimo, avendo più potenza le ventole non hanno bisogno di raffreddare più velocemente come nell'altra Delta 2, e quindi andiamo avanti e vediamo quando andrà a scaldare l'acqua. Il momento culminante sarà quando l'acqua dovrà essere portata a 40 gradi e appunto vedremo la potenza che riesce a erogare la Delta 2 Max. Adesso la lavatrice sta scaldando l'acqua, come potete vedere, la nostra batteria è calata, stiamo assorbendo circa 1700-1800 watt, le ventole stanno girando pianissimo e butta aria calda da questa parte, ma giusto proprio perché, ma non stanno girando forte come nella Delta 2 da 1 kW, questa essendo più potente ha bisogno di meno dissipazione. Grande macchina, veramente una grande macchina. Abbiamo la nostra EcoFlow al 92%, sono le 9:30 della mattina, quindi non abbiamo ancora produzione solare, ma intanto possiamo collegarla alla lavastoviglie. Come al solito utilizzeremo la nostra prolunga, la portiamo fino in cucina e colleghiamo direttamente l'EcoFlow, così la facciamo lavorare in contemporanea sia per i consumi che per l'approvvigionamento ai pannelli. Quindi tiriamo fuori la presa della nostra lavastoviglie e la andiamo a collegare alla prolunga che arriva direttamente dall'EcoFlow. Attiviamo la 230. Qua. Abbiamo la 230 accesa. Andiamo a dare il via alla lavastoviglie. La lavastoviglie è già pronta, pasticca inserita, l'acqua è aperta. Andiamo a chiudere. La presa è collegata, la mettiamo al massimo 70 gradi e la facciamo partire. Partita! Ed ecco la lavastoviglie, è partita, 1 kW e 860, eccola qua. La batteria è al 91%, non stanno entrando watt dai pannelli perché siamo ancora alle 9:30 della mattina, quindi non abbiamo sole. Quindi andiamo a vedere fino a quanto la batteria riuscirà a sostenere questo carico con la lavastoviglie accesa. Quello che sentite è il rumore della Delta 2 Max.
stanno entrando 26 watt dai pannelli e ne stanno uscendo 1850. Questo è il rumore delle ventole, praticamente quasi impercettibile. Con questa velocità di consumi noi abbiamo ancora 51 minuti di autonomia, ma ovviamente non persisterà per lungo il riscaldamento dell'acqua, quindi vedremo durante il ciclo sia con il poco approvvigionamento fotovoltaico e la quantità di energia presente all'interno quanto riusciamo a sostenere la lavastoviglie con un ciclo pieno, totale, al massimo. La lavastoviglie è in moto, sentite il rumore. È una prova estremamente interessante per vedere le prestazioni della Delta 2 Max, che è veramente una macchina eccezionale. Già la Delta 2 da 1 kW è stupenda, la Delta 2 Max ovviamente ha prestazioni ovviamente doppie, quindi una macchina veramente ad altissime prestazioni. Andiamo avanti. Andiamo a vedere con gli infrarossi, la lavastoviglie vedete si sta scaldando, andiamo a vedere il cavo. Eccolo qua, vedete? Sembra molto caldo, ma in realtà non lo è, ma consideriamo che abbiamo un cavo che è veramente lungo. Tra l'altro si sta scaldando di più il cavo di corredo della lavastoviglie, quindi è quasi un controsenso. Qui dove abbiamo la connessione è leggermente più caldo, abbiamo 33 gradi, 34 gradi, 27 gradi, 28 gradi nella parte appunto dove c'è l'elettronica. Andiamo all'EcoFlow. Quindi abbiamo un cavo di prolunga che io utilizzo per tagliare l'erba del giardino, quindi abbiamo veramente tantissimo cavo. Qui abbiamo una giunzione, come potete vedere, 35 gradi, 41 gradi, eccolo qua, qui. Qui abbiamo un'altra giunzione. Andiamo a vedere l'EcoFlow. La presa della prolunga è questa qui, è fredda. Il cavo della ciabatta è un po' più caldo e andiamo sulla Delta 2 Max. Come potete vedere la parte superiore è leggermente tiepida e dalle ventole sta uscendo calore, ma vedete 30 gradi, 36 gradi e 8. Quindi siamo completamente nella norma. Prima scarica della lavastoviglie con l'acqua calda. Quindi il primo ciclo di prelavaggio è stato fatto. Prosegue sempre il ciclo di lavaggio, siamo al secondo ciclo, 1,85 kW, 21 watt dai pannelli, abbiamo anche una giornata velata, quindi non abbiamo un grande reintegro dai pannelli. Purtroppo il sole non ci aiuta oggi. E adesso siamo alla fase del secondo lavaggio, lo scarico. Abbiamo terminato anche il secondo lavaggio. Adesso, come potete vedere, la resistenza ha terminato di riscaldare l'acqua, la lavastoviglie sta procedendo adesso solamente con le pompe e sta consumando 90 watt a fronte di 25-26 di ingresso dai pannelli. Adesso il sole sta praticamente uscendo dalle nuvole, quindi dovremmo riuscire a reintegrare un po' di energia che viene consumata. Mantenendo questi consumi la batteria stima un'autonomia di oltre 7 ore. Con questi consumi qua, come potete vedere, le ventole sono ferme, quindi la macchina veramente ha delle prestazioni veramente eccezionali. Sta uscendo uno spiraglio di sole. Il pannello è ancora parzialmente ombreggiato, vediamo quanto sta tirando fuori. Terza fase di riscaldamento dell'acqua, vedete 1,86 kW, sta uscendo finalmente dalle nuvole un po' di sole, adesso i pannelli stanno erogando qualcosina in più, possiamo arrivare fino a 400 watt di erogazione dai pannelli, anche se il sole in questo momento non è nella posizione ideale. Il pannello sta erogando 143 watt e la lavastoviglie sta assorbendo 1,86 kW. Abbiamo il 25%. Siamo in piena ricarica, 274. Abbiamo consumato
circa il 75% della batteria, quindi meno di 2 kW. Adesso fortunatamente il sole è un po' uscito, diciamo, dalle nuvole, e abbiamo 284 watt di ingresso dai pannelli. La lavastoviglie adesso procederà all'asciugatura. Vediamo, abbiamo recuperato un po' di energia, siamo al 18,50, quindi vediamo quando inizia la procedura di asciugatura. In questo momento il sole sta erogando più energia di quella che consumiamo. Siamo arrivati al 16-17% della batteria. Adesso la lavastoviglie sta scaricando l'ultimo risciacquo. Lavastoviglie terminata, ciclo completo, la batteria ha consumato solamente il 75%. Quindi, cari amici, andiamo a farci due calcoli, due conti per questa batteria, questa Delta 2 Max dell'EcoFlow. Perché? Perché oggi 10 ottobre e domani 11 ottobre ci saranno delle promozioni molto interessanti sul sito EcoFlow per quanto riguarda appunto le batterie e tutti i componenti. Quindi andiamo a vedere velocemente i prezzi, le caratteristiche. Ricordatevi che da oggi ci saranno queste promozioni che sono poi affiliate al codice sconto che avete nei commenti di questo video. Come ben sapete, la Delta 2 Max può essere estesa fino a 6 kW con l'ausilio di altre due batterie da 2 kW l'una. Quindi possiamo veramente avere una grande capienza, oltre che ovviamente sfruttare fino a 1000 watt di ingresso fotovoltaico in totale, perché abbiamo due regolatori MPPT, e quindi ovviamente tutta la comodità del caso, perché abbiamo le app che sono facilissime da utilizzare e soprattutto interconnesse. La nostra batteria è sempre connessa al nostro cellulare. Noi con le applicazioni dell'EcoFlow possiamo domotizzare tutto quello che è l'approvvigionamento, la produzione, il consumo, tutto quello che ci serve sempre in tempo reale. Come avete visto, anche la silenziosità di questa batteria, perché appunto ha una silenziosità superiore rispetto a tante altre concorrenti. E ovviamente i kit, la Delta 2 da 1 kW che può avere l'espansione fino a 3 kW, quindi con l'aggiunta di altre due batterie da 1 kW, o la Delta 2 Max che può arrivare fino a 6 kW. Le specifiche sono di oltre 2000 Wh, le uscite in corrente alternata appunto sono 4 prese da 2400 W totali fino a 4800 W di picco, e con l'applicazione della X-Boost noi possiamo tirare fino a 3100 W senza problemi. Ma soprattutto le due ricariche solari che saranno fino a 1000 watt, cioè due pannelli fino a 500 watt l'uno. Possiamo collegarli separatamente perché abbiamo due ingressi, quindi voltaggi che vanno da 11 a 60 volt con una corrente massima di 15 ampere. E ovviamente la durata della batteria, che coincide appunto con 3000 cicli, oltre i quali abbiamo ancora l'80% della capacità, con un peso totale della batteria di 23 kg. Se andiamo a vedere anche la Delta 2 da 1 kW, il prezzo è notevolmente calato, ma oggi avremo appunto, come avete visto ogni tanto apparire durante il video, una piccola didascalia con un promo. Beh, entrate sul sito e oggi vedrete, oggi, domani e in questi giorni vedrete queste promozioni. Vi invito ad andare a visitare il sito dell'EcoFlow per poter toccare con mano tutte le varie promozioni che ci sono in questo periodo per queste splendide macchine. Quindi cosa dire, io ho un'esperienza estremamente positiva su questo tipo di batterie. Molti mi hanno detto, ma beh, forse costano un po' troppo, costassero un po' meno. Beh, i prezzi stanno notevolmente calando, però dobbiamo fare anche il conto che qui abbiamo un impianto solare già completo, quindi non è una batteria, quindi dobbiamo comprare una batteria, poi dobbiamo collegarci un inverter, oppure dobbiamo collegarci un inverter ibrido con annessi pannelli. Questa è una batteria che viene semplicemente chiamata batteria, ma in realtà non è solo una batteria, è un impianto completo, perché ha un inverter all'interno, quindi noi possiamo sfruttare direttamente già le uscite 230, ha tutte le varie uscite sia 12 volt sia USB, quindi noi possiamo alimentare veramente di tutto, è portatile, ce la possiamo portare via perché è leggera, quindi è facilmente trasportabile, e l'unico investimento che dobbiamo fare in più al prezzo di acquisto di una macchina del genere è l'acquisto di uno o due pannelli, che non devono essere per forza pannelli del kit della batteria, ma possiamo anche acquistare dei pannelli usati o dei pannelli magari che abbiamo già, e solamente con la spesa di due cablaggi per portare la corrente dei pannelli alla batteria
e il gioco è fatto, l'impianto solare è finito, non abbiamo da acquistare altre cose. In altri esempi, se questa fosse solamente una batteria, dovremmo avere un inverter, dovremmo avere un regolatore solare, dovremmo avere dei fusibili, dovremmo avere il BMS, dovremmo fare comunque un impianto statico che poi in questo caso qui non sarebbe più trasportabile. Con questa tipologia di accumulatori e di centrali elettriche, perché questa è la denominazione giusta, centrale elettrica, noi attacchiamo solamente i pannelli. Una volta attaccato i pannelli, tutto il resto lo fa la macchina. Non abbiamo bisogno di fare impianti su impianti. Per chi non ha dimestichezza su determinati argomenti o su determinate tipologie di impianto, questa è la macchina ideale. E poi, come vi ho detto, possiamo tranquillamente staccarla e portarcela via. Quindi cosa dire? Ringrazio ancora nuovamente la nostra azienda EcoFlow per i bellissimi prodotti che propone sempre e comunque cerco di far vedere a tutti voi tramite questo canale, che ovviamente vi richiede l'iscrizione. Quindi iscrivetevi al canale, perché non vi costa assolutamente niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita a questo canale. Ciao a tutti e grazie, ciao!